anche se il risultato comunque di per sé sapevi che poteva, che arrivava, però c'è sempre questa, questa concentrazione di stare sul pezzo, no? Cioè, poi guai a toccargli il pallone quando ci danno il rigore, del Ciro, incredibile. Sei ricordato presto, dopo Firenze e dopo con l'Udinese. Ha capito presto che non si deve avvicinare a nessuno su quel pallone. Sabato pomeriggio c'è stato un pezzo, a parte il fatto, quello che mi ha colpito è il rigore del 4-0, che è vero che era netto, ma noi imputiamo sempre a sta squadra il fatto che non reclamano, che sono stati, fino a che la palla uscisse fuori, stavano tutti che braccia alzate, hanno comunque costretto l'arbitro ad andare al VAR, ma c'è stato un momento in cui l'arbitro stava ancora al VAR, Luis Alberto prende il pallone e lo consegna immobile, come di lo tiri tu per 4-0. E lo stesso Goga, che poi ha sbagliato il 5, sul 5-0, era più avvelenato del Goga a dire che aveva fatto prima. Cioè, quindi la cattiveria che fino adesso gli è sempre mancata. Sì, e poi Immobile, diciamo, non è che la gli trasferisce. Interessa molto del VAR, perché appena l'arbitro ha fermato, sì, ha preso il pallone, l'ha messo su dischetto e stava con le braccia così. Damo, che volevo fare? Fischietto o tiro da solo? Sì, anche la reazione di Inzaghi al gol della Sampdoria è un po' stizzito, no? Sì. Però voglio dire, a un certo punto togli Acerbi e prende il gol, è automatico. Prende il gol, però insomma, anch'io ho un po' tremato, ho detto entrava Avro, vabbè, siamo sul 5-0. Se non entra in queste occasioni Vavro, la vedo dura, fa qualche presenza. Nell'intervista post partita Acerbi però ha detto, mi ha detto di uscire sul 3-0, ma gli ho detto di no. Poi sul 5-0 ha detto vabbè, posso pure uscire 5-0. Quindi gli ha fatto la grazia. Sì. Poi ragazzi ha segnato pure Patrick quest'anno, quindi e stiamo sfatando tutte, dobbiamo sfatare tutto, quindi tutto. Che sia l'anno buono. Io anche domani sera, insomma, ce la giochiamo e non si molla nulla adesso. Anche perché, come diceva Inzaghi, dobbiamo guardarci la maglietta e vedere cosa abbiamo sopra, e quindi anche lì bisogna cercare di passare il turno. Poi chiaro, la palla è rotonda, vada come vada, ma io con questa squadra qui, con questa mentalità che hanno, veramente nessun traguardo è precluso. No. Poi ovviamente noi siamo della Lazio, non siamo come gli altri di là che già fanno proclami, quindi ricordo all'epoca quando ci hanno preparato dei simili orologi con i nomi delle partite che scandivano le ore, erano pronti a... Sì. Ma poi il piacere gliel'abbiamo fatto contro la Juve. Dobbiamo fare il piacere, ti ricordi? Sì, ancora No, mi sa che gliel'abbiamo fatto, però. Perché poi la Lazio ha vinto contro la Juve, quindi sì, ancora abbiamo fatto. Devo capire il piacere e cosa consiste. Forse a fine campionato lo spiegheranno. Ah, ok. sì, è tutto un po'... Renato, vivendo qua a Roma è derby tutti i giorni, quindi... No, io immagino, anche perché adesso con tutti questi social, cioè veramente si sta arrivando proprio a delle cose insopportabili, ecco. Beh, magari sì, quella è la parte brutta, magari nei bar, nei posti dove vai a prendere un caffè oppure all'alimentari, la battuta ci sta tutti i giorni, quello è pure divertente, insomma, qua sì. È derby tutti i giorni su qualsiasi cosa, quindi sì. È bello. La parte di cui parli te, sì, quello sui social, purtroppo siamo abituati a vedere cose tremende, non solo per quanto riguarda il calcio in generale, perché poi nascosto dall'anonimato della tastiera ognuno si sente padrone di dover commentare qualsiasi cosa, pure se non ne conosce. Solo per... Sicuramente ci dovremmo controllare noi tifosi, perché i social poi ti portano a fare cose che non so proprio bellissime. Però se anche gli addetti ai lavori si frenassero un attimino, perché tanta gente poi emula, quindi
discorso sarebbe una società seria ha il controllo dei social network, nel senso, quando arrivi a Real Madrid ti dicono determinate cose, quando vai a firmare una delle tante è, che ne so, ti dicono mille cose, vai ai negozi non puoi usare i contanti, per esempio se sei giocatore del Real Madrid hanno questa particolarità, perché se no rovini l'immagine del Real Madrid, devi pagare tutto col carta di credito. Ah, wow, questa non la so. Questa è una delle tante cose. È una delle cose che ti dicono, te i social network non li devi proprio usare. Non puoi usare il cellulare sul pullman quando c'è il trasferimento dallo stadio, dal campo allo stadio o dallo stadio al campo. Ci sono una serie di regole che le squadre, quelle importanti, impongono. In Italia da questo punto di vista un po' pecchiamo, hai ragione Alberto, perché comunque dovrebbe essere un po' più rigida, un po' più controllata, soprattutto come dici te, sia per noi tifosi, quello è una cosa che è nostra, ma solo i calciatori, comunque le società dovrebbero monitorare più attentamente. Bene Renato. No, certo. Bene Renato, ti ringraziamo per essere stato con noi. Tanto sicuramente ci sarà occasione per risentirci e per ritornare un po' di Lazio e soprattutto. Io vi voglio fare, visto che abbiamo fatto una puntata andando tra Masterchef, Linea Verde, tutte queste cose, volevo farvi i complimenti perché è una cosa che ho da un po' di mesi per questa stagione, perché gli ospiti che avete portato in trasmissione veramente mi hanno fatto commuovere, no? Dalla puntata con Gabriele Paparelli alla settimana scorsa con Manzini e Spinozzi, Poli. Cioè veramente Poli, cioè, c'è tanta lazialità, quindi veramente un grazie, perché comunque riportate sempre quei valori che alla vera razzialità, ecco. Quindi volevo ringraziarvi perché veramente questa stagione è veramente incredibile. Ma quindi, grazie a te per la passione che ci metti nell'ascoltarci, sì. Questo ti ringraziamo, che ci sopporti e soprattutto poi non solo ascolta la nostra trasmissione, ma Renato fa parte di un gruppo di WhatsApp creato da Massimo, nostro amico Massimo, no? E quindi subisce pure là una serie di messaggi di Massimo, di Mauro, Merlino, di tutti questi personaggi che conosciamo bene, quindi penso... No. Più che altro, grazie Renato per le belle parole, però è questa tua passione che ci spinge poi a noi di continuare su questa strada e di cercare il più possibile gente che la Lazio l'ha vissuta all'interno e che ci ha fatto comunque vivere emozioni a noi dall'esterno. Quindi grazie a te Renato che ci dai questi stimoli e questa voglia di continuare a fare, quindi già ci mettiamo in forza per le prossime puntate. E poi comunque ne abbiamo parlato, che probabilmente noi veniamo su per Torino-Lazio, ma ti aspettiamo a Roma, perché devi venire con noi allo stadio, sì. Ma non solo allo stadio, devi fare tutto il prepartita con noi, perché devi vedere i nostri rituali assolutamente biologici dalla mattina, quindi sei uno di noi, quindi sì, il mio obiettivo è tornare giù a Roma anche per una partita, quindi assolutamente. Vivere una bella serata a prescindere da risultati, così anche perché la Lazio mi ha permesso di conoscere voi, che comunque siete a prescindere delle belle persone, ecco, quindi avete tutta la mia stima proprio a prescindere, quindi mi trovo bene anche quando non si toccano argomenti sportivi sulla Lazio, ma anche su altre cose, ecco, siete delle belle persone a prescindere, ecco. Quindi troppo gentile Renato. Grazie Renato, non siamo abituati, quindi ci troviamo in passato e senza parole, quindi ti ringrazio. No, è la verità, è forse una cosa che
io che sono lontano, no, vi posso assicurare che è viene più apprezzata, ecco. Grazie. Veramente, infatti mia moglie mi dice: meno male che non viviamo a Roma, perché sennò tu proprio saresti. Ma hai detto mai dire mai a tua moglie. Infatti. Ah, sì, sì, sì. Anche perché con Alberto qualche similitudine pure sul lavoro che fate c'è, quindi potrebbe essere sì, una joint venture, potreste mettere in contatto, quindi devo capire Albertone cosa fa, però l'amministrazione. Però il campo è quello dove lavori te, quindi sì. Però mi sembra che in passato hai lavorato pure proprio sui mezzi. No. No, sempre in amministrazione. No, oh, ok. Beh, comunque qualcosa potete organizzare. Sì, sì. Sì. Di autobus che bruciano. Pure a Torino? No. Sì. Tutto il mondo paese, no? Pensavamo di avere l'esclusiva, invece niente. Allora, l'esclusiva dei 5 Stelle, quindi dove stanno loro, bruciano l'autobus. Ok, perfetto. È una prerogativa dei 5 Stelle. Ci siamo fatti dei nuovi amici al nido delle reali. Dai, bene, sì. Vabbè, tanti stanno a finire pure loro. Quindi loro il problema c'è. Bene. Un abbraccio, Renato. Ciao Renato, grazie, a presto. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, forza Lazio sempre. Ciao.